Buongiorno. Non c'è un bel faccino. Buongiorno. Oggi non è un bel faccino, si vede, ma tanto chi ti conosce lo percepisce. Tanto buio, oggi, sì. Noi siamo alla pausa caffè, il classico caffè delle, tra le 10 e le 11, insomma, questo qua è l'orario. Ieri abbiamo fatto una grandissima pulizia, quindi scoffiamo il caffè e ve la facciamo vedere. Quale pulizia? Come quale pulizia? Ah, di sopra? Ci aveva impiegato una giornata intera. Ma perché non ho messo via tutti i documenti, ora qua dentro. Infatti adesso faccio vedere. Bevo prima il caffè. Fare un falò a questo tempo, lo facciamo qua fuori sui balconi. Esatto, bisogna anche andare a buttare l'immondizia, ma questo tempo io non esco. No, ma vai tu. Non sei mai andata a versare immondizie? Mai. Quindi tocca a te. Valuto e ci penso. Ieri abbiamo fatto un grosso e lunghissimo decluttering, abbiamo ricontrollato tutte le scartoffie e tutti i documenti e messo via quelli da bruciare. Chiedi se sanno se il 730 va tenuto per 10 anni, cioè 10 anni indietro. Su internet Qualcuno c'è fra di scritto voi, 5 ecco, nei anni. commenti per cortesia, qualcuno fra di voi ci conferma che il 730 va tenuto per 10 anni, quindi Cioè dal teniamo 2010 dal adesso. 2010 e quelli prima, possiamo buttarli, se qualcuno lo sa Perché ci fa. se andate su internet ti dà 5 anni. È quello, Come le però, bollette, però le bollette esatto. ormai è tutto sul conto corrente. E quindi cosa abbiamo fatto? Voi ovviamente non noterete tutta questa differenza perché è praticamente uguale a prima, però praticamente i dossier, ci sono molti dossier che adesso sono vuoti. Poi vabbè, pulizia approfondita delle travi ed abbiamo svuotato la scarpiera e abbiamo pulito l'interno praticamente di questi cubi, che era una cosa che non avevamo ancora fatto. Qua dietro, in quello che è praticamente il nostro sgabuzzino, sapete che noi non abbiamo uno sgabuzzino, quindi ce lo siamo create. Abbiamo spostato il pozzetto, insomma, tutte le scatole, ricontrollato bene tutto quello che c'è all'interno delle scatole, se ci serve, se non ci serve. Per intenderci, tutte queste scatole qui. In queste scatole qui, ci sono le cose di Natale e i cambio tessili. Quindi tutto il cambio tessile, quello lì che c'era prima, poi c'era quello beige, non so chi di voi se lo ricorda, che ormai mi sa che non useremo più, però teniamo tutto qui così. Poi abbiamo tantissimi cuscini, sempre dentro queste scatole, che teniamo e porteremo poi o nella casa in Piemonte o lasciamo qua, che non si sa mai, tanto comunque sia non occupano spazio. Queste scatole a me piacciono perché le ho messe così proprio per fare una sorta di separé in modo che da di là non si veda tutto il caos che c'è di qua. E per caos intendo, vabbè, abbiamo le valigie, il trofeo della Mille che è finito qua su, dovremmo riportarlo giù. Qua abbiamo la porta della lavastoviglie, chissà quando mai potremmo andarla a prendere, ma ormai mi sto abituando con la tendina. E lì abbiamo i tappeti, e insomma, qua scorte di pasta, come potete vedere, il caffè, pozzetto. E qua dentro la scatola magica, qua dentro ci sono tutti i pixie della Mille. Non so chi di voi se li ricorda, chi è con noi da tempo, eccolo, l'ho ridetto di nuovo. Sa di cosa sto parlando, li abbiamo messi tutti là dentro. E dal momento che sono quassù voglio vedere se ho ancora funghi, perché non ho più segnato, non abbiamo più segnato nel foglio. Vediamo se abbiamo ancora dei funghi. Che è scomodo perché non rimane aperto da solo. Mi dite
trovati. Amire guarda fuori. Cosa guardi, amore? Da qua? Eh sì che si vede tutto, cioè, da qua. Vedere fino giù alla sfida. Cioè. Dice bella. Vedi le colline su a Sarre. Qua c'è sempre il mio famoso calzino bucato, ma vi ripeto, è nuovo. Erika, perché non gli dai 2 punti? Perché non ho voglia. Perché sono pigra. Qui ho delle cotolette si chiamano, vabbè, di maiale, al quale sono andata a tagliare l'osso e le farò a mo' di scaloppine. Abbiamo preso queste di maiale nella confezione famiglia perché ovviamente erano le meno care. E qua appunto abbiamo i funghi, che a differenza di come facevo un tempo li faccio scongelare, così tolgono un pochettino di acqua e mi fanno meno acqua in pentola. Compilata l'autocertificazione, sto andando a fare spese. Tutti voi direte, no, c'è proprio l'ansia che mi assale. Tra l'altro abbiamo chiamato in comune per avere delle indicazioni precise, perché nel nostro paese c'è un supermercato, ma in linea d'aria noi siamo più vicini ad un altro supermercato, nonché la CILAC, anche se fa già parte di un altro comune. Quindi abbiamo chiamato e ci hanno detto che sì, possiamo andare alla CILAC, quindi andrò a fare spesa per altre 2 settimane, anche perché fake news, non fake news, ancora non lo sappiamo, comunque sia, girano voci che la prossima settimana sarebbe proprio meglio evitare anche uscire per andare a fare spesa, perché qua arriverà proprio il picco del picco, anche se in realtà c'è già stato il picco, perché vabbè, comunque sia. Secondo me è un continuo picco. Esatto. Nei miei vlog ho deciso di ignorare totalmente la cosa, di parlarne, di ignorare. Ok, vabbè, ci siamo capiti, sono gentile, da dopo, ciao. Spesa fatta. È stato particolarmente pesante fare la spesa, sono sincera, va bene. Quindi cosa ho preso? Finocchi, coste, praticamente le stesse cose che prendo sempre, zucchine, ma ho solo più che trovato queste qua rotonde, quelle normali non c'erano, erano finite, mezzo sedano, un broccolo che l'ho pagato a prezzo d'oro, altro che risparmiare, però avevo bisogno di avere almeno un broccolo per cambiare un po', radicchio, melanzane, ho preso queste striate perché costavano meno di quelle viola, quando io ho sempre saputo che era il contrario. Comunque sia, fa niente, perché queste mi piacciono di più, quindi mi è andata bene. Mi sono voluta coccolare anch'io questa settimana, Mile la scorsa settimana, io questa, con dei fiori di zucca che li ho presi, costavano pochissimo, qualcosa tipo 1,19 euro se non erro, erano in offerta. Ma poi costano anche a me. Ah, meno male. Clementine immancabili, che erano sempre in offerta 1 euro e qualcosa, mi sono prese carciofi per me. Insalata, ho solo più che trovato quella in busta, quella fresca era finita, non c'era praticamente più niente. Ci siamo coccolate, o meglio abbiamo coccolato anche questa volta di nuovo, nuovamente la Mile. E poi ho preso purè già fatto della Maggi. Di nuovo, perché io non l'ho mai visto, insomma, ho preso questo perché sullo scaffale c'era solo questo. Lo so che il purè è più buono fatto con le patate, con il latte, con il burro, che te lo fai tu, però sostengo che a conti fatti ti costi meno questo che non a fartelo completamente partendo da una BC. Vorrei anche fare un video su come la penso io, su come risparmio in cucina, però magari più avanti lo faremo. E insomma, ho preso il purè già fatto.
preso dei piselli, delle scatolette di piselli. In realtà noi scatolame ne abbiamo, avevamo già fatto una scorta ormai un mese fa, come la pasta, i pelati, l'olio, le farine di ogni tipo e di ogni genere. Noi quelle cose lì, come c'è stato il primo allarme, ho preferito farmi una scorta davvero per tutto. In realtà noi siamo proprio uscite per la verdura, che quella dopo un po' senti proprio la necessità di avere della verdura fresca. Mozzarella, ho preso queste della Granarolo, non perché mi piacciono in particolare, ma semplicemente perché in offerta c'erano queste. Succo di frutta, mela e banana, perché fra tutti i gusti è quello che dà meno fastidio allo stomaco. Anche perché chi soffre di stomaco gli è consigliato di mangiare o la mela o la banana, e questo l'ho preso perché non si sa mai se ci viene voglia di succo di frutta, e l'ho preso quindi perché era in offerta anche questo a 90 centesimi, scadenza lunghissima tra l'altro, per il prossimo anno, quindi direi che dovevo prendere della pancetta e dello speck, e invece ho preso l'ansia perché mi stava venendo l'ansia al supermercato, sono sincera, non so cosa ho messo nel carrello, quindi tre pancette di tre marche diverse. Brava Erika, complimenti. Metterò in pizza. Stracchino per mille, lei preferisce non anni, ma uno non c'era e due ho preso questi qua di queste marche perché erano entrambi in offerta, che direi che con la purea, quindi un euro di stracchino, una busta di purea, considerando che il pacco di purea ce n'è tre, vengono, le ho pagate un euro e qualcosa, quindi la media di 60 centesimi un pacco di purea, più questo che era un euro e qualcosa, con un euro ci facciamo 2 euro, va esagerando, contando anche il latte che metti nel preparato per la purea, con 2 euro abbiamo mangiato in due. Maionese mia immancabile, perché io senza maionese non vivo. Domandiamoci per come mai. Ho preso, che non prendo mai perché erano in offerta, questi non li ho mai provati, non conosco neanche la marca sinceramente, ma erano in offerta, ho detto ma sono buoni, perché sono buoni? Ecco, io non li conosco, e ne ho presi due. Super mega patata dolce, patata americana per la mille. Ne volevo prendere due più piccole, niente, questa era la più piccola tra quelle che c'erano, erano praticamente dei cocomeri, non erano delle patate. Ho provato a prendere un contorno grigliato semplicemente per il fatto che, esatto, è un euro, del prosciutto cotto, mi servono le, e qua è tutto da portare su, le carote, le carote. Ah, no. Carote e poi bistecca al supermercato, non so come mettere, così, bistecche alla CIDAC, quindi tutte bistecche di bovino, sì, poi degli hamburger sempre di bovino, sempre nel reparto macelleria fresca, e poi ho preso del petto di tacchino, io non so come si vede, se si vede, comunque sia, petto di tacchino e della salsiccia, che adesso andrò a portare subito tutto in freezer. Poi ho preso anche questi, che non li ho mai presi, e li assaggeremo, sempre perché era in offerta. Questo già, ok, quindi vado subito su in freezer. Poi ancora preso il tè per la mille, che beve solo tè verde, scalogno, che sapete che lo preferisco alla cipolla, carta forno, patate, questi che in realtà non sono quelli che tendenzialmente prende mille, però nello scaffale c'erano solo più questi, poi cercavo il mio pan bauletto, non c'era. Biscotti per mille, ho preso questi che non sono i suoi soliti biscotti, ma questi ho trovato, e evidentemente in questo periodo ho proprio voglia di cioccolato, ho proprio bisogno di coccolarmi. Se mille nella spesa scorsa si era coccolata che si era comprata tutti i gossip e i giornali, cosa che noi non facciamo assolutissimamente mai, durante gli anni, negli anni passati, cioè non è mai successo, evidentemente in questo periodo abbiamo bisogno di piccole coccole,
che fortunatamente non costano tanto, e quindi io nella mia spesa ho questo comprato. Uno, aspettate perché non è finita, eh? Due e tre, ultime ma non per ultime, coccola delle super coccole, mi sono comprata queste meraviglie. Le ho pagate 90 centesimi l'una, una e due. Ero convinta di avere ancora del terriccio, volevo travasarle per mettere fuori e invece ho visto che terriccio non ne ho. Speriamo che tengano anche dentro. In realtà è ora di cena, ma non siamo ancora abituate al nuovo orario. Quindi dopo 3 ore di cosa facciamo, cosa facciamo, è ora di cena, bisogna preparare. Invece eravamo lì sul divano a guardare, o meglio, Mille guardava, sinceramente non l'ho seguito più di tanto. Come si chiama? Ah, Non me lo ricordo, non è boh. Mulan, è la. E vabbè, non lo sappiamo qualcosa. Oh signore, mi viene in mente Quindi adesso. ci è venuto in me, a me è venuto in mente che devo finire i carciofi dell'altro ieri, quindi mangio assolutissimamente adesso i carciofi, poi mangeremo un po' di prosciutto che è fresco E questo che è avanzato e oggi. quello che è avanzato di pranzo, quindi la stessa carne che abbiamo mangiato a pranzo. Così oggi, questa sera, finiamo tutto.